In occasione della festa di San Giuseppe si vanno a preparare le sfingi di San Giuseppe. Gli ingredienti sono semplici ingredienti, che si va dal burro alla farina 00, il sale e poi delle uova fresche. Mezzo litro d'acqua, 300 g di burro, 300 g di farina 00 e un pizzico di sale. Si mette l'acqua. Sale e il burro. E poi questo qua deve andare ad ebollizione. Ci spostiamo dall'altro lato. Si mette in ebollizione. Ovviamente dobbiamo aspettare che l'acqua inizia a bollire e poi mettiamo dentro la farina. Ecco, adesso che è entrato in ebollizione, si va ad aggiungere la farina 00. Piano piano e iniziare a girare tutto per amalgamarsi bene. Sempre sul fuoco. Girare abbastanza bene. Una volta che la farina scompare, che già è tutto amalgamato bene, si può spegnere il fuoco. Un'altra giratina. Ok, pronto. Ora a questo andiamo ad aggiungere le uova in una piccola planetaria. E ora iniziamo ad aggiungere le uova poco alla volta. Così. Man mano che l'uovo inizia ad asciugarsi là dentro, diciamo a scomparire per dirla chiara, andiamo ad aggiungere altre uova. Come vedete, man mano che si asciugano le uova, vado a inserire altre uova. Sempre una alla volta. All'incirca quanto sfizio di tanto tempo faremo oggi, come quantità? Come quantità qua ne verranno circa una quindicina, di quelli grandi però. Ossia all'incirca ognuna che peso avrà? E poi quando va a essere ripiena, con ricotta, con crema, dipende dai gusti, è sui 150 grammi. Adesso andiamo a controllare l'impasto per vedere la densità. E quasi ci siamo, avete visto? Come deve, ci vuole ancora un uovo per farlo scendere un pochettino meglio. E già l'impasto è pronto. Dopo aver mantecato il tutto, tiriamo fuori la pasta. Dopo aver amalgamato il tutto, questa e la densità dell'impasto. Ora andiamo a metterlo in un sacco a ploche con l'imbuto tutto, diciamo, riccio, che poi nella friggitrice si va ad aprire meglio. Ora facciamo le forme della sfinge. Ci bagniamo un pochettino la mano con l'olio per non appiccicarsi e iniziamo a fare una semplice formetta. E buttiamo nell'olio caldo e bello abbondante, come vedete.
Avete visto che già in un attimo si è alzata, perché è abbastanza leggera come pasta. Faccio solo 6 perché ora diventeranno proprio abbastanza grosse e si riempie pure la friggitrice. E si inizia a girare da subito. Le girate aiutano a far diventare sempre più grosse le sfinge. Come già vedete, la prima girata già sono più grosse. È una ricetta che arriva, le origini sono palermitane, anche se noi qua abbiamo una pasticceria più messinese, ma queste qua vengono dalla zona di Palermo. Come vedete, ogni girata vanno a diventare sempre più grandi. Diventano rosa, possiamo scenderli. E questo passaggio è importante, perché se non sono abbastanza cotte, si afflosciano. Le sfingi di San Giuseppe sono già pronti. Come vedete il colore deve essere un pochettino sul rosa, se no quando li tiri fuori si afflosciano se sono ancora crudi. Tutto qua. Si scolano un po'. Si appoggiano su un foglio di carta per asciugare. Ora si passa alla farcitura, che principalmente diciamo è alla ricotta, però poi dipende dai gusti, si può fare pure alla crema di cioccolata o la crema semplice di vaniglia. Passiamo alla farcitura. Un pochettino si va a mettere la ricotta. Basta un po' abbondante, ricotta se di pecora è ancora meglio. Mettere la quantità giusta. E allora poi si vanno a decorare con dello zucchero a velo. E le sfinge sono belle e pronte. Sfinge di San Giuseppe o sfinci in siciliano. Buon San Giuseppe a tutti e buon festa del papà.